Ciao a tutti e bentornati nuovamente al canale delle recensioni. Oggi siamo qua per parlare di nuovo di Ego Power per il terzo video che riguarda questo attrezzo da applicare al multifunzione. Questo è il potatore, adesso andremo a fare varie prove di taglio e questo è il multifunzione che abbiamo già recensito precedentemente, quindi se non avete visto il video andatevelo a vedere. In quel caso ho utilizzato l'attrezzo per decespugliatore, oggi proveremo il potatore. Allora, vi posso anche dare un ulteriore feedback a distanza di un po' di tempo che sto utilizzando questi elettroutensili. Si stanno comportando benissimo, non ho mai avuto alcun problema. Potenza elevatissima, quindi per il momento devo dire assolutamente promosse e pieni voti. Sicuramente non verremo delusi neanche dal potatore. Adesso vi faccio vedere più da vicino come è fatto questo potatore. Premessa, non ho mai potato una pianta in tutta la mia vita, quindi non andiamo a giudicare il mio operato per quanto riguarda la tecnica e il modo corretto di potare una pianta. Andremo a potare questo noce che ho tra le due baite. È un noce che mi dà molto fastidio e forse per me, vi dico, quasi lo taglierei completamente, ma siccome è una bella pianta ho deciso di fare un po' di pulizia e tirare via un po' di rami. Da questa pianta oltretutto si arrampicano molti ghiri, quindi è anche una strada che prediligono per venire in baita. Cercherò di tagliare il più possibile, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Come vi dicevo, una pianta grossa, abbastanza alta e niente, andiamo a provare questo elettroutensile. Ed ecco qui il nostro attrezzo potatore della Ego Power. È una vera e propria piccola motosega con barra da 25 cm. Qua è presente un serbatoio per la ricarica dell'olio per lo scorrimento della catena. Basta, non c'è nient'altro da dire. Abbiamo anche, vedo qua, una specie di ramponcino, penso, per probabilmente aiutarci durante il taglio aggrappandoci al ramo. Una brugola che adesso andremo a scoprire esattamente a cosa servirà, se ci servirà. È la prima volta che lo utilizzo, il potatore, quindi vedremo assieme il suo primo utilizzo. E da questa parte c'è l'alberino che andrà ad attaccarsi al multifunzione. Questo è il potatore base, quindi non è lunghissimo, ma si può acquistare anche, se non erro, una prolunga in carbonio addirittura per avere un braccio ancora più lungo. Andiamo a fissare il nostro attrezzo potatore al multifunzione. Come vedete è veramente semplicissimo. Ok, adesso è incastrato. Stringiamo un po' la ghiera e siamo pronti per operare. Adesso riempio il serbatoio con l'olio per la catena. Andiamo a riempire il nostro serbatoio. Adesso io non voglio continuare a ripetermi, ma è doveroso farlo perché molti probabilmente saranno interessati solo al potatore, quindi vedranno il video del potatore. Premessa su questi elettroutensili a batteria: hanno innumerevoli vantaggi. I vantaggi sono manutenzione zero, non respirate ovviamente gas di scarico dei vostri elettroutensili, non consumate nulla, soprattutto se avete un impianto fotovoltaico come nel mio caso, vi dimenticate totalmente della tanica di carburante, hanno ovviamente un costo di investimento iniziale magari maggiore, ma che andrete ad ammortizzare abbastanza rapidamente se siete soprattutto delle persone che questi elettroutensili li usano di frequente. Come ho già detto nell'ultimo video, io da quando ho questi elettroutensili non ho più fatto fuori un centilitro di carburante, quindi veramente vantaggioso da questo punto di vista, senza contare anche a livello
ambientale, sono dei prodotti assolutamente sostenibili e per nulla inquinanti. Ok, andiamo a fare i nostri primissimi tagli. Intanto verifichiamo come gira il motore. Questa è velocità 1, velocità 2, lo utilizzeremo alla massima potenza. Taglio netto, senza alcun tipo di problema. Oh, andiamo a tirar via questo bel ramo grosso, va. Vediamo un po'. Fantastico! Il fatto è che i tagli semplici su questo albero sono pochi, quindi a breve si complicheranno subito le cose, quindi facciamo i tagli semplici, poi vediamo come muoverci. Ecco già qua, vedete, qua una prolunga non sarebbe guastata. Allora, la brugolina che vi dicevo prima serve per aprire il carterino, quindi nel caso dovessimo sostituire la catena per esempio, o anche per tensionare la nostra catena tramite questo pernino. Per il momento mi fermo qui, anche perché il resto diventa troppo pericoloso da fare da solo. Comunque ho intenzione ancora di tirar giù roba. Adesso vi faccio vedere da vicino la potenza e la precisione di taglio. Questo è un noce, quindi è una legna dura, non stiamo parlando di una legna tenera. Quindi andiamo a vedere proprio da vicino la velocità di taglio.
Ora vi voglio mostrare l'ultimo accessorio del mio corredo EcoPower, che è il caricabatterie rapido. Questa è una batteria da 7,5 Ah. Con questo caricabatterie rapido possiamo ricaricare questa batteria, che ha una grossa autonomia. Considerate che con i tagli che ho fatto adesso col potatore ho consumato pochissimo, perché col potatore si consuma poco fondamentalmente. Con questa batteria, indicativamente io vi direi mezz'ora al massimo riusciamo a ricaricare questa batteria. È abbastanza rumoroso, questo è il prezzo da pagare per questa ricarica molto rapida. Considerate che riesce ad immettere 700 watt per la ricarica. Quindi veramente riusciamo a, con una sola batteria, a lavorare volendo tutta la giornata, facendo una pausa di circa una mezz'ora. Credo di aver detto tutto per ora per quanto riguarda i prodotti di EcoPower. Probabilmente ci saranno ancora magari qualche video in futuro sempre su questo canale. Io me lo auguro, perché sono rimasto veramente soddisfatto da questi prodotti. Per questo video è tutto. Lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate degli elettroutensili EcoPower, perché secondo me sono veramente a livello professionale, senza ombra di dubbio. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima!